Dove sono loro? Ah, ok, sono laggiù in fondo. Cribbie sono tantissimi, sono sei anche loro. Cosa abbiamo? Un veterano guerriero. Un guerriero recluta. Un guerriero recluta. Un trappoliere recluta. Un uomo d'arme trappoliere. Un uomo d'arme trappoliere. Quindi dobbiamo fare attenzione soprattutto a lui e poi a questi due. Gli altri sono tre reclute che non dovrebbero fare troppi danni. E i trappoli credo che siano tutti da. Allora, visto che noi abbiamo la possibilità dell'attacco a distanza, direi che ci conviene sfruttarla. Allora, lui fin là è fuori dal range. Non ci arriva comunque fin là, quindi mi sembrerebbe lasciare un po' troppo. No, però corriamo sto rischio. Andiamo fin là. No, aspetta, io voglio lui. Andiamo fin dove riusciamo. Così da prendere quel riparo prima che ci arrivino loro. Isabella corre di meno perché è soldato. La metto qua. No, volevo lui. Lo mando qua. Antonio Velasquez. Ah, lui è il dottore. E voi dietro Isabella. Isabela. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Loro non riescono ad attaccare perché ho già utilizzato tutto. Avanzano molto poco. Sta avanzando molto. Questa è una recluta però. L'altra recluta, il trappoliere recluta, avanza e si nasconde dietro l'albero. Quanto corre quello? Dobbiamo tirarlo giù per forza. Quello si è messo al riparo. Cribbio, c'è quello che è super power questo, il veterano. E là ha una copertura totale però lui. Non mi ricordo se posso muovere dopo aver attaccato. Mi sa di no. Mi sa di no, li sto esponendo a un rischio i miei soldati mettendoli qua. Cioè, i soldati sono là dietro, forse ho rischiato a rushare così tanto. Perché adesso questo qua in un turno non lo posso seccare. E mi ritrovo. Allora, muoviamo un attimo avanti sta gente. Li metterei in copertura. Ho rischiato troppo. Com'è copertura totale? Ah, perché c'è sta roccia qua. Allora faccio che allontanarmi di qua. A pressione 79 su tutti. Però è solo lui che è quello che dovrebbe. No, come è mancato? Qua dietro forse mi diminuisce la probabilità perché ho lei davanti. Infatti. Allora lo muovo là. Ah no, c'ho la linea di fuoco di qua. Ok, uno è andato. Stiamo andando col moschetto che ha meno distanza, però allora il dottore lo terrei però in seconda.
E non ha... Ah no, ha l'arco corto, ottimo. Se vado qua riesco ad avere visione su qualcuno. Copertura totale. Se vado qua... Totale, parziale. Se andassi qua... Ok, bassissima precisione, però potrei comunque provarci. Aia. Aia! C'ho Alberto che ha messo molto male. E anche Alejandro. Cribbio, stiamo perdendo di brutto. Fortuna che ci ha mancato. Aia, adesso arriva il super mega power. Posso curarlo lui? Mi sa che mi conviene curarlo un po'. Ahia, già è vero perché essendo là, l'altro ha preso la possibilità di attaccare la prova. Andrei così. Con l'alabarda e l'altro proverei a tirarlo giù così. Ok, uno è andato. Tu hai ancora l'attacco? Si attacca su di lui allora. Ah, non posso più attaccare perché l'ho già attaccato effettivamente. Però almeno sto qua a difendere il dottore. Dottore, muoviti qua e quella non puoi più utilizzarla, vero? Allora. Un esagono di distanza dal cacciatore, no. Proverei un due azioni di attacco su di lui. Aia! Ok, mi secca. No. Però per poco, mi conviene ritirarlo questo. Aia! Aia Isabella. Cribbio se le stiamo prendendo di brutto. Cribbio se le stiamo prendendo di brutto. Cribbio mi hanno sparato le gambe. Si è messi malissimo. Su chi ci focalizziamo? Su questo? Non posso focalizzarmi su uno solo, però allora. Posso muovermi qua e questo lo colpisco? Speriamo. Sì, è andato. Ottimo, allora col dottore riesco a... Ah, Cribbio, non posso ancora riutilizzare l'azione.
Questo ha una copertura totale. Ma quello no, però. Posso ancora beccarlo. È mancato. Quasi quasi lo faccio arretrare di uno perché mi è messo un po' male. Cos'è questo? Ah, possono esserci anche delle trappole, cribbio. Si è in vantaggio di un uomo, ma si è messi molto male. Allora. Aia! Poteva morirci, ma se ci muore. E infatti. Siamo in svantaggio di brutto perché lui... Aia! Li ha tutti in forze. Mi sa che devo andare a fargli dei danni. Questi sono bloccati da questo, quindi devo... No, vai con la... Provo a fare il doppio tiro. Però diminuisce del 30%. No, non voglio il doppio tiro. Preferisco uno. Solo. Ok, ottimo. È morto pure il dottore. Aia. Bloccato, ottimo Isabella. Manca, manca. Manca di nuovo. Ah! Questo non lo uccidiamo, proverei a stordirlo. Così con questo posso andare qua. Senza che lui faccia un attacco di opportunità. No, ha bloccato! Porca miseria, mi sa che adesso è fuori dalla mia linea di tiro. Esatto. Ok. Si è messi malissimo però. Questo se non altro perde il prossimo turno. Però se la tirano giù con questo, vuoi vedere? Aia, avvelenato, no! No, 2 contro 3 non ce la faremo mai. Mi conviene andare indietro e fare con l'attacco da distanza. Vabbè, però se manco anche. Bloccato, niente, abbiamo perso. Di brutto anche. Avvelenato. Niente, non abbiamo proprio più nessuna possibilità.
Mancato. Mancato, oddio. Però sono avvelenato, porca la miseriaccia ladra. Lui ha 100 di vita, vuol dire che devo aspettare 4 turni per tirarne giù uno. Io arretro ancora di tutto quello che posso. Morto. Un gruppo di nativi ti ha seguito. Ma di nuovo? Hai dovuto tentare di scappare per forza. Ma non abbiamo più gente! Ma cosa posso fare adesso? Cioè, quanti gruppi di nativi mi hanno attaccato? Adesso loro sono in 6. E i migliori mi sono inabili al combattimento e so 4 reclute. Di cui un dotto. Che cosa me ne faccio del dotto? Ne non ho nessuno con buon attacco a distanza. Questo video forse starà venendo super mega lungo. Un archibugio non ci arrivo fino là. 5%, è troppo lontano. Devo avanzare 25%, perché è un soldato. Questo forse è più precisione, vediamo. Lui ha. Ma due movimenti non mi serve. Ho bisogno di attacchi più che movimenti. Punto debole esposto. Non so cosa voglia dire, ma. Spero che sia buono per me. Ma di nuovo! Non lo sta beccando nessuno. Niente, tutti mancato. Siamo morti decisamente. Ecco, infatti, CVD. Mi sa che dovremmo ricaricare da un altro salvataggio, eh? No, allora, con lui vai.
Ah, questo posso prenderlo. Speriamo. Oh, ottimo. Questa è una copertura totale, però se lo metto qua. Mancato. Aia, ci tirano giù quello. Non l'avevo visto quell'arciere da sotto. E mi hai perso, non so cos'altro posso dire. Cioè, 6 contro 4, di cui 4 reclute. Addio. Tira giù il dottore. Tira giù anche il dotto. No, era il dotto che è caduto e il dottore è quello che è ancora in piedi, credo. Vediamo. Sì. Riusciamo a tirargliene giù uno, porca miseria. Oh! Mancato, niente. Ah, aveva il tiro d'opportunità lui. Niente, mi circondano, sono morto. Ok, uno gliel'abbiamo seccato. Ah, è uno. Perché torna in qua? Morto. E adesso ci muore anche questo. Non ho capito però perché ha attivato l'evento due volte. Adesso prendo questo, prendo il tiro di opportunità. No. Adesso muore. Ehi, i predoni infliggono solo una sconfitta ai tuoi uomini e spogliano rapidamente i vostri feriti prima che abbiate il tempo di radunarvi. Quindi emettono un urlo di guerra che puoi interpretare solo come uno schermo trionfante, come di scherno trionfante, si disperdono tra le montagne da dove sono venuti. Ho perso 7 razioni, 200 unità di tesori e 2 unità di equipaggiamento. Come hai messo il mio... sono tutti malati adesso. Porca miseria. Ma tra l'altro i selvaggi sono ancora qua? Ma mi seguono? No, credo sia un bug. Allora, trattamento. Ma sono solo io che posso curare? Perché ci manca un dottore e l'altro è malato. Porca miseria! Scusate, l'altro salvataggio di quando era? Aspetta, salviamo. Come schifo sta roba qua. Ok, proviamo a caricare l'ultimo autosalvataggio. Quando era questo autosalvataggio? Ci hanno già preso i tizi oppure no?
No, non ci hanno preso. Quindi direi che salviamo su questo a questo punto. Come Mazzetes 1. E detto questo, mi sa proprio che è durato un'eternità questo video. Magari lo spezzerò su due parti, non lo so. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.